Benvenuti e bentornati sul mio canale, io sono Paolo Zappatore di techpaolo.it. Qualche tempo fa, gironzolando su internet, mi sono imbattuto in una distribuzione Linux che mi ha, tra virgolette, molto incuriosita perché veniva proposta con delle caratteristiche abbastanza peculiari ed interessanti. Si tratta di una distribuzione basata su Arch, dove viene enfatizzato tantissimo il concetto di facilità di uso, e quindi la cosa mi ha, tra virgolette, incuriosito e sono andato a investigare per capire che cosa propone di diverso dalle altre distribuzioni, anche perché un altro particolare che viene sottolineato è proprio l'adozione di un desktop environment piuttosto particolare. Ok, ve l'assicuro, è una veramente delle più, non strane, è come se stessi denigrando, ma devo dire che è stata una sensazione un po' strana ritrovarmi all'interno di questo ambiente dove con le distribuzioni Linux siamo abituati ad avere interfacce che sono molto simili a quelle della Microsoft Windows oppure le interfacce della Apple, quindi macOS, o addirittura anche le interfacce di Ubuntu. Questa distribuzione è completamente diversa, proprio concettualmente diversa. Ovviamente stiamo parlando di Arch Linux, è una distribuzione derivata da Arch, e quello che promette di far trovare un ambiente pronto all'uso senza necessità di fare tutta una serie di configurazioni che vanno fatte su Arch. Se sei un principiante, loro dicono, potrai sicuramente trovare facile l'uso, la gestione delle finestre Hopper che loro hanno utilizzato. Io ho testato l'AWSOM e devo dire che a primo impatto è un po' complicato, ma ora che vedrete il video comprenderete un po' meglio. Prima di continuare vi ricordo di mettere un like al video e di iscrivervi al canale attivando le campanelle, in questa maniera riceverete una notifica ogni qualvolta pubblico un nuovo video. Ma non perdiamoci in chiacchiere, giusto qualche secondo di sigla e vediamo subito questa distribuzione Linux che veramente mi ha un po' sconvolto. Vediamo. Avviato il nostro Arch Linux, si presenta questa finestra veramente minimale. Praticamente col mouse è possibile fare pochissima roba. Io sto provando a premere tasto destro e tasto sinistro, non avviene nulla. L'unico sistema per poter interagire con l'Arch Linux è la tastiera. E subito ci riporta nella schermata un elenco dei comandi principali, dove per SUP corrisponde al tasto Windows su tastiere tradizionali o il tasto Mac su tastiere Apple. Quindi premendo SUP ed Enter, quindi l'invio, dovrebbe apparirci il terminale. Ed ecco qui il nostro terminale. E diamo subito il primo comando. Thank you.
possiamo vedere che il pretty name è Ash Linux, id like Ash, ovviamente dell'Ash Project. La versione che stiamo utilizzando noi è la Awesome, la 5.13 del 2021. Allora, torniamo alla schermata iniziale. È chiaro che i comandi non sono solo questi, ma abbiamo tutta una serie di comandi, li avevo visti qui da qualche parte. Application menu, questo qua per esempio tasto Windows D ci apre il menu delle applicazioni, ci si sposta tramite i tasti cursore. E, change look, full screen, show all key behind, quindi tasto Windows più S. Ecco qui l'elenco di tutti quanti i comandi che è possibile utilizzare all'interno di questo Linux. Ovviamente, avendolo appena installato, gli voglio fare l'upgrade. Come funziona? Oltre ai comandi da tastiera ci sono dei comandi che possono essere utilizzati attraverso il terminale. Quindi avvierò il terminale con sup enter, quindi tasto Windows enter, e quindi digiterò il comando upgrade. Andiamo. Mi chiede la password di amministratore. Lui sincronizza il database e verifica se c'è qualche aggiornamento da fare. Mi chiede se voglio sostituire dei font, gli dico di sì. Extra jack. E gli dico che voglio procedere con l'installazione. E finalmente, dopo circa 17 minuti, siamo riusciti ad ottenere l'aggiornamento del nostro sistema. Quindi utilizziamo il tasto Windows Q per uscire dalla finestra. Tornando al nostro sistema, avviamo le applicazioni. Per poter avviare le applicazioni utilizzeremo il tasto Windows D. E ci appare questo menu delle applicazioni e incominciamo dal Lash Theme, che ci propone quattro colorazioni di base. Noi attualmente utilizziamo la Cyan, abbiamo la Sweet Purple, abbiamo la Red, abbiamo la Orange e abbiamo la Dark, che io sceglierò in questo caso. Quindi applica, mi chiede sempre la password. Quindi attendiamo qualche secondo e ci caricherà
il nuovo tema, quindi gli darà un po' di colore. Utilizziamo sempre Windows Q per chiudere la finestra. Facciamo un riavvio del Windows Manager, quindi tasto Windows, Ctrl R, tasto Windows, Ctrl R, e vediamo se ha preso il nuovo tema. Basta aprire le applicazioni, quindi tasto Windows D, e abbiamo finalmente le icone colorate. Abbiamo una serie di software installati. CPU-X ci fa vedere quelle che sono le caratteristiche del processore che sta utilizzando, la cache, scheda madre, ovviamente si è riavviato il sistema, grafica, branch, un po' tutto quello che ci interessa di sapere sulla nostra macchina. Chiudiamo sempre con Windows Q, purtroppo non ho la tastiera facilmente sotto mano per via del microfono. Vediamo altre applicazioni, quindi riavviamo, utilizziamo tasti cursore per poterci spostare e vediamo che ci sta una bella dotazione software. Abbiamo il Vim, strumenti di personalizzazione, l'HTOP che sostanzialmente è il top da terminale, quindi per chiuderlo F10, eccolo qui, Ctrl D, ancora non ho memorizzato per bene i tasti. Questo avrebbe essere esploratore delle risorse, una sorta di file, no, è un esploratore di istanze VNC, quindi la possibilità di collegarsi a macchine remote attraverso il protocollo VNC. Ctrl D, vediamo qualche altro software. Gestione stazioni, che cosa sarà? Considerate che chiaramente sta girando su una macchina virtuale, quindi anche come prestazioni non è proprio al massimo. Niente, cerca di caricare un qualcosa di locale sulla porta 631, quindi saranno una serie di servizi. Abbiamo possibilità di fare altre personalizzazioni. Vediamo un attimino. Di Nitrogen dovrebbe essere lui, mi permette di cambiare la schermata di sfondo, mettiamo questa, vediamo come si comporta. Apri, quindi se esco, sì, e abbiamo cambiato anche lo sfondo. Vediamo altre applicazioni. Forse queste sono le impostazioni del monitor, potremmo avere una risoluzione migliore, ci proviamo un attimino, non voglio esagerare per non mandare in palla. Salva, ok, salva, e devo ridurre la finestra sull'OBS perché me l'ha praticamente ingigantita. Ok, ora dovrebbe vedersi sicuramente molto meglio. Vediamo altre applicazioni. Ctrl D, certamente avrei potuto farlo prima, ma lo sto scoprendo insieme a voi. Geni, vediamo che cosa ci dice. È un editor. Ctrl D, Qt test, vediamo che cos'è. Forse la gestione di cattura video. Ok, voglio dire, come dotazione software più o meno ci siamo. Nel momento in cui io invece devo installare un pacchetto,
posso utilizzare attraverso il terminale il comando ins e il nome del pacchetto. Se invece lo devo rimuovere, darò rem il nome del pacchetto. Per quanto invece riguarda l'avvio, l'arresto, il riavvio, l'arresto e il blocco sessione, abbiamo tasto Windows X, dove possiamo fare l'arresto, il riavvio, il blocco, la sospensione e l'uscita. Rientriamo. La finestra, quindi provvedo a ricaricarla. Eccola qui. Altra cosa che avevo notato, sì, la possibilità di fare anche degli screenshot, quindi con la print screen fare gli screenshot e lui ce l'acquisisce e ce lo mostra qui in alto. Mentre c'è anche la possibilità di fare un print shot, un print screen o uno screenshot selettivo utilizzando l'alt print screen. In pratica, alt print screen, vado a selezionare solo questa porzione di schermo e lui mi cattura solo questa porzione di schermo. Lo rifacciamo. Mi vado a prendere solo questa tabella ed ecco qua che abbiamo acquisito il nostro, la nostra porzione di schermo. E niente, ci avviamo alle conclusioni e vediamo cosa abbiamo capito di questa distribuzione Linux. Di sicuro questo non è uno dei miei migliori video, lo so per certo, ero anche io fortemente disorientato. E bisogna ovviamente lavorarci, prenderci confidenza e soprattutto comprendere lo scopo del perché una distribuzione del genere. All'interno del video che ho pubblicato qui sotto troverai i link per poter scaricare questa distribuzione. Purtroppo il sito è un paio di giorni che è offline e quindi ti ho messo anche dei link alternativi dove scaricare in maniera sicura le ISO di questa distribuzione. E che dire, non mi esprimo, lascio a voi la libertà di farlo attraverso i commenti e ci vediamo in un prossimo video.